ricordato che la prima nostra interrogazione era del 28 giugno 2016. A dicembre 2018 avete deciso, ci comunicate, che state cercando dei locali da assumere come locazione perché non c'è una risposta nell'apparato strutturale dei servizi pubblici. E io la prego, Assessore, di chiedere e di impegnarsi di non perdere altro tempo, perché diedi l'esame di maturità, io che durò per più di 12 anni, che era un esame provvisorio. Allora, bene l'ambulatorio di presa in carico a Fiumara, ma sappiamo che dopo essere stato preso in carico la persona e gli operatori devono trasferirsi, malgrado la tragedia del Morandi, a Rivarolo. Per cui non passeranno altri 2 anni da parte del sottoscritto per chiederle informazioni e notizie. Se ho colto, c'è un bando di richiesta di locali privati. Io mi riprometto di tornare qua e mi auspico che con la collaborazione dell'ASL 3 troviate la giusta risposta, individuando i locali. Immagino che poi dovranno essere riadattati, quindi bisogna reperire i soldi per la ristrutturazione, perché è difficile immaginare che siano gabinetti medici a disposizione. Insomma, quindi io non vorrei che a ottobre del 2019 ci ritrovassimo qui a dire che si sta lavorando, perché i tempi della burocrazia e della macchina pubblica calpestano i tempi della vita quotidiana dei pazienti e degli operatori. E la nostra responsabilità è quella di proseguire e perseguire il risultato dove la variabile tempo è fondamentale. E quindi parzialmente soddisfatto, perché vedo che delle cose si fanno, ma la soddisfazione nasce laddove, al di là degli intenti e del lavoro, si porta a casa il locale adeguato per il personale e per i pazienti. Fino a quel momento io le chiederò ogni tanto di venire qui in aula a raccontarci quanto tempo ci vuole per trovare un ambulatorio dove aprire un servizio. Grazie. Grazie. Passiamo.